Oggi ci troviamo a Perano con il sindaco Gianni Bellisario, come di consueto, per tracciare un bilancio di fine anno solare e per ovviamente fare gli auguri ai concittadini. Un saluto a tutti e chiudiamo un 2023 che senz'altro ha avuto tante difficoltà, come purtroppo gli ultimi anni in cui ci siamo imbattuti con tante problematiche, ma che comunque siamo riusciti a fronteggiare, almeno nella comunità peranese, nel migliore dei modi, visto che abbiamo garantito e continuiamo a garantire tanti investimenti e tante attività a beneficio della nostra comunità. Abbiamo in corso tanti interventi in opere pubbliche per un importo di circa 5 milioni di euro, e questo per una comunità come quella di Perano è senz'altro un risultato ragguardevole. Insieme ad una vicenda che naturalmente non è secondaria, quella dell'approvazione del bilancio di previsione 2024 che abbiamo deliberato in Consiglio Comunale proprio ieri sera. Questo è un elemento importante per la piena operatività dell'ente sin dal 2 gennaio 2024, grazie ad un impegno corale in cui dipendenti, collaboratori, amministratori comunali si sono dedicati negli ultimi mesi per raggiungere questo risultato che sicuramente ci aiuterà a lavorare al meglio anche per il 2024. Ovviamente non finisce qui, perché il 2024 sarà l'anno importantissimo per il mondo dello sport, perché riusciremo finalmente ad investire gli 800.000 euro sull'impianto sportivo comunale per la realizzazione anche del manto in erba sintetica, e naturalmente per tante opere che abbiamo iniziato già nel 2023 e che andranno avanti anche nel 2024, in particolar modo per quel che riguarda l'edilizia scolastica. Abbiamo un finanziamento complessivo su tanti interventi relativi appunto al mondo delle scuole di circa 2 milioni e 300 mila euro, con cui realizzeremo anche una mensa centralizzata per far sì che anche nelle scuole, diciamo, primarie sarà consentito il tempo pieno. Questo naturalmente con una diretta decisione da parte degli organi scolastici, perché noi come amministrazione possiamo esclusivamente mettere a disposizione le strutture che appunto stiamo realizzando. Insieme a interventi per il cimitero, dove tuttora sono in corso appunto le attività di cantiere, unitamente a tutto quello che abbiamo fatto per la difesa del suolo. Abbiamo concluso durante il 2023 l'intervento più importante mai realizzato a Perano, appunto finanziato dal Ministero dell'Ambiente per un importo complessivo di 900.000 euro, e anche lì la messa in sicurezza del territorio ha rappresentato ancora una volta uno degli elementi fondamentali della nostra azione amministrativa. Abbiamo pronti altri progetti, sempre di difesa del suolo, tutti esecutivi e cantierabili. Non aspettiamo altro che il governo nazionale riattivi le strutture di missione specifiche per la difesa del suolo, per garantire alla nostra comunità tanti altri interventi importantissimi
per la sicurezza, sempre in prevenzione, come siamo abituati a fare qui a Perano. Il percorso ciclopedonale illuminato che siamo riusciti a realizzare sulla ex linea ferroviaria riscuote sempre più successo. Abbiamo provveduto nel corso del 2023 a fare degli interventi di arredo urbano e concluderemo nei primi mesi del 2024 la posa in opera della palestra a cielo aperto che coprirà vari punti proprio del percorso vita. Quindi questo è un ulteriore elemento che caratterizza la nostra comunità e senza ombra di dubbio saremo sempre impegnati quotidianamente ad essere vicini alla cittadinanza, a seguire tutte le vicende e le problematiche che riguardano la collettività, ma anche i problemi di ciascuno, perché amministrare significa capacità, competenza, ma soprattutto concretezza. E questo che quotidianamente facciamo, conoscendo i problemi, approfondendoli e cercando sempre delle soluzioni. Per questo mi sento veramente in piacere di augurare a ciascuno di voi il più sincero 2024 di pace, di salute, ma soprattutto di prosperità, perché ne abbiamo tanto bisogno.